Prima di parlare di domani, ti volevo chiedere un commento sugli ultimi innesti di fine mercato, se sei soddisfatto o comunque in generale di quello che è stato. Intanto colgo l'occasione della tua domanda per ringraziare il presidente e il direttore, che negli ultimi giorni di mercato è stato veramente. Sono stati intensissimi, hanno lavorato veramente in maniera dura ma proficua, perché penso che sono arrivati dei ragazzi giovani ma con delle buone potenzialità, e soprattutto che possono essere funzionali alle nostre idee di calcio. Ora finalmente, e lo dico tra virgolette, abbiamo anche la possibilità di lavorare quotidianamente con un numero congruo di calciatori che ci può permettere di svolgere diverse esercitazioni, e quindi anche il lavoro quotidiano può essere svolto con una qualità migliore. Quindi sono soddisfatto, penso che la società abbia centrato degli obiettivi importanti, e mi riferisco alle cessioni importanti che sono state fatte, e allo stesso tempo ha abbassato molto l'età media del gruppo. Siamo una squadra giovanissima, però ricca di, secondo me, di potenzialità, di qualità, e quindi che può esprimere delle buone cose. E poi gli ultimi sforzi, perché sono arrivati anche due calciatori over, che non era scontato, che anche perché erano giocatori ambiti da tantissime squadre. Il presidente, anche su l'ho stressato lungamente, però mi ha accontentato, e quindi non posso che ringraziarlo, perché sono arrivati i calciatori come Rosso e Rossetti, per menzionare gli over, che ci danno ora un ventaglio di scelta a disposizione. Soprattutto abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto ai calciatori che avevamo in rosa. Quindi ringrazio fortemente il direttore che il presidente. Mister, buongiorno, piacere di conoscerla. Volevo chiedere, alla luce anche dell'ottima prestazione, risultato a parte fatta a Chiavari, che tipo di settimana è stata questa, da un punto di vista allenamento? No, è stata una settimana molto proficua, molto intensa, anche perché, come ho detto in precedenza, il gruppo è finalmente chiuso il mercato, e il gruppo è stato rimpolpato, quindi avevo a disposizione molti più calciatori che ci hanno permesso di svolgere anche delle esercitazioni che fino ad oggi non potevamo fare, perché eravamo in numeri carenti. Quindi è stata una bella settimana, è stata una settimana dove ho visto gli occhi dei ragazzi veramente arrabbiati, perché il risultato di Chiavari ci ha fatto male per come era avvenuto, perché sul campo la squadra sicuramente meritava qualcosa in più, anche se allo stesso tempo ci ha dato modo di analizzare le sbavature che abbiamo commesso e che ci hanno precluso di fare un risultato che poteva essere subito prestigioso davanti al cospetto di una squadra costruita per vincere il campionato. Quindi sappiamo che se giochiamo in una determinata maniera possiamo mettere in difficoltà chiunque, e allo stesso tempo dobbiamo maturare velocemente, perché la giovane età non deve essere un alibi, ma bensì deve essere un valore assoluto, perché ci può permettere di giocare a intensità violente, e soprattutto ragazzi, se vogliono ambire a qualcosa di più grande rispetto alla Serie C, devono maturare calcisticamente velocemente. Grazie. Mister, buongiorno. Buongiorno. Voglio chiederti, alla luce di quello che hai detto, insomma, di una settimana molto intensa di lavoro, domani arriva il Siena, un'altra delle probabili protagoniste del girone. Tu che Teramo ti aspetti? Che cosa vuoi vedere in più rispetto alla gara di Chiavari? Intanto noi sapevamo, quando sono usciti i calendari, che avevamo un avvio veramente di un grandissimo, ad alto coefficiente di difficoltà, perché metteva in fila Entella, Siena e Modena, che sono tre, penso, delle cinque squadre che, anche in relazione al mercato che hanno fatto e degli investimenti che hanno fatto,
sono le pretendenti alla vittoria del campionato. Quindi noi sappiamo che domani servirà un Teramo che deve giocare con grandissima qualità tecnica, con grande intensità, che deve giocare d'insieme con delle distanze giuste, perché di là dispongono dei calciatori che nei duelli individuali possono fare la differenza in qualsiasi momento. Basta pensare a Palosa, a Varela, a Caccavallo, a Guberti, insomma, solo per citarne alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri, come Montiel, che è arrivato negli ultimi giorni, Pezzella, insomma, hanno tantissima qualità, e noi dobbiamo essere bravi ad essere squadra e soprattutto giocare a dei ritmi che possano mettere in difficoltà chiunque, come è andata in difficoltà all'Entella. Mister, buongiorno. Nonostante insomma il Teramo abbia fatto bene contro la Virtus Entella sul piano della prestazione, non è comunque riuscito a fare risultato. Ora è chiaro che contro il Siena ci si attende la vittoria, o quantomeno insomma provarci, però affrontate, come diceva lei, una squadra forte, una squadra che ha da medio alta classifica. Ecco, sentite già la pressione da un punto di vista psicologico, mentale, di dover fare risultato, oppure no, la partita è tranquilla e quindi ci si può accontentare? Quindi sentite questa pressione? No, io personalmente no, io le partite che gli avversari si chiamino Siena, si chiamano Entella o qualsiasi altro nome, a me cambia poco. Noi prepariamo la settimana per provare a vincere la partita. Non è che la pressione sta nel lavoro quotidiano e da come viene svolto. Io vedo, ho la fortuna di allenare un gruppo che si allena veramente a un grande livello, e sono anche convinto che se perseveri le prestazioni che hai fatto contro l'Entella, poi i risultati arrivano. Poi siamo all'inizio, per noi come per tutti quanti, siamo all'inizio di un percorso, il campionato è appena iniziato, è normale che ci possano essere delle sbavature. Noi la pressione non dobbiamo, noi dobbiamo avere la gioia di giocare questi tipi di partite e la voglia di andare a determinarle. Poi se gli avversari saranno più bravi di noi, alla fine partita gli daremo la mano. L'importante è non portarsi dentro gli spogliatoi dei rimpianti per qualcosa che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto. Però pressione, siamo alla seconda giornata di campionato, ci mancherebbe altro che accusassimo la pressione dei risultati. Il campionato è talmente tanto lungo che noi dobbiamo pensare a fare le nostre cose e soprattutto stare concentrati sui nostri obiettivi e soprattutto orientati sulla nostra prestazione. Poi alla fine della partita tireremo il somme. Buongiorno mister. Buongiorno. Ben rivisto. Possiamo fare un piccolo gioco? E allora, ritornando un po' sugli ultimi arrivati, parliamo, se ci fosse un fantacalcio di Lega Pro e dovesse dare un consiglio sugli ultimi arrivati, chi potrebbe essere qualcuno su cui magari gettare un fantamilione? Ecco, per un fantacalcista. Su chi consiglierebbe degli ultimi arrivati di gettarlo? Vabbè, siccome sono un fantacalcista da quando sono piccolino, perché ok, allora può capire la domanda molto bene. Sono appassionato di tutto ciò che ruota intorno al mondo del calcio, anche sui giochi, quindi devo, per darti due consigli, mi piace sempre andare su delle certezze, quindi ti consiglio Arrigoni e Mungo. Mister, io non faccio fantacalcio, però le chiedo se ha in animo di cambiare qualche uomo per la gara di domani. Provo a dire anche di più, in quale settore, se così dovesse essere. No, ho tantissimi dubbi, perché tanti ragazzi mi hanno fatto vedere delle cose veramente positive durante la settimana e soprattutto, come vi dissi anche l'altra settimana prima nella conferenza pre-gara di Chiavari, sono solito aspettare fino all'ultimo momento per cercare la strategia migliore, per scegliere quelli che inizialmente
possono essere delle caratteristiche che possono dar fastidio ai nostri avversari e allo stesso tempo giocatori che possono incidere e determinare il risultato a partita in corso. Quindi ho tantissimi dubbi e in questo momento storico della stagione, chiaramente essendo agli inizi, devo obbligatoriamente valutare anche le condizioni fisiche di ognuno di loro e mi riferisco anche ai nuovi arrivati, perché sia in termini di condizione fisica oppure di conoscenza di quello che dobbiamo fare sul campo, chiaramente ne hanno meno rispetto a coloro che hanno svolto tutto il ritiro dal 27 luglio. E domani la difesa sarà sottoposta ad uno stress test importante, Paloschi su tutti se dovesse giocare dall'inizio, ma anche Varela e tutti gli altri. Hai consigliato qualcosa a loro, a prescindere dalla composizione, insomma, e dai dubbi che hai magari anche in difesa? Ma certo, abbiamo analizzato i loro pregi, le caratteristiche che hanno. Sappiamo che sono gli avanti del Siena, sono tutti giocatori abilissimi tecnicamente, che hanno facilità di uno contro uno, sono abili con i tiri da fuori, sanno dialogare nello stretto, insomma hanno caratteristiche di giocatori importanti, sono giocatori importanti in categoria, qualcuno è completamente un lusso, insomma Varela è un giocatore che determina, può determinare in qualsiasi momento della gara, servirà a tenere distanze strette, servirà aiuto reciproco, servirà raddoppi, insomma serve grande attenzione. Chiaramente le abbiamo studiate, abbiamo cercato di lavorare su quelle che possono essere i loro difetti maggiori e allo stesso tempo conosciamo i loro pregi e dovremo essere bravi a limitarli. Matteo ha finito, passiamo a Gaetano. Mister, voglio chiederti, a proposito di giocatori che insomma devono un po' migliorare il loro stato di forma, in questa settimana Malotti e Bernardotto, come li hai visti? A che step stiamo del loro stato di forma? Ma devono ancora abituarsi e ci vuole un po' di tempo, ma non per loro, per tutti quanti, abituarsi alle nostre richieste, perché stanno vivendo un'intensità a cui non erano abituati a lavorare, lavoravano con un altro tipo di metodologia ed è normale che possano inizialmente un po' soffrire, però stanno recependo, stanno migliorando. È chiaro che il top della forma la troveremo, ma non per loro, per tutti quanti, la troveremo dopo 4-5 partite giocate, è normale che sia così, è fisiologico. E quindi però stanno migliorando, ogni giorno che passa stanno migliorando la loro condizione. Giusi e poi Jacopo. Ecco, chiedo scusa, allora mister, io volevo chiederle intanto se in difesa come vede Trasciani, se ci sarà un'alternanza tra Trasciani e Soprano e poi in base alle caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario come crede il Siena possa mettere in difficoltà il Teramo? Allora, ora noi in questa settimana abbiamo chiuso l'organico e con questi giocatori continueremo per tutto l'arco della stagione. Loro sanno che saranno loro a decidere il minutaggio che avranno di fronte, in base a quello che mi dimostreranno quotidianamente nel lavoro. Quindi esistono ballottaggi in ogni zona di campo e dipende da loro, oltre che dalle caratteristiche e dalla strategia di gara, ma dipenderà soprattutto da loro su come si approcceranno durante la settimana, su quello che riusciranno a fare e sui miglioramenti che ognuno di loro dovrà fare. Quindi non è Trasciani o Soprano, Piacentini, Bellucci o quant'altro, in ogni zona di campo sarà così, perché io penso e credo che dove c'è competitività di sia di posizione che di allenamento, poi si migliori tutti quanti e si migliora come squadra. Quindi dipenderà, sono loro i protagonisti delle mie scelte. Io penso che loro abbiano caratteristiche che dobbiamo cercare di eliminare gli uno contro uno offensivi, perché è dove loro hanno le qualità migliori,
dobbiamo cercare di evitare i loro continui cambi di fronte e soprattutto dobbiamo stare molto attenti agli inserimenti delle mezzale, perché sia Cardoselli o Bani o chiunque giochi sono tutti giocatori che sanno riempire l'area, la sanno riempire con qualità e fisicità. Quindi dobbiamo essere bravi a tenerli lontani dalla nostra area e soprattutto dobbiamo cercare di fare una partita di grande personalità, cercando di mettere loro sulla difensiva. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma ci vogliamo provare. Mister, a proposito del Siena, volevo chiederti se c'è un giocatore, è chiaro che i nomi di Lorenz Barella, di Paloschi, di Guberti rubano un po' l'occhio perché sono giocatori anche dal nome importante, dal curriculum importante, però di tutti questi che ho fatto ovviamente non mi interessa, mi interessa sapere se tra quelli meno citati c'è un giocatore che tu, se potessi, prenderesti e lo toglieresti dall'11 del Siena perché magari è un giocatore di cui poco si parla, che però è importante per gli equilibri offensivi o difensivi, poi fai te, dei bianconeri. Allora, non è che i nomi che ti posso citare non sono giocatori che io prenderei, perché io amo e adoro questo gruppo e quindi non li cito perché... No, no, veramente... che tu toglieresti al Siena, che tu gli toglieresti per non affrontarlo. Penso che Cardoselli sia un giocatore che abbina fisicità, capacità di insegnamenti, gioco aereo, tiro dalla media distanza, possa essere un giocatore... molto importante per loro, e allo stesso tempo, vabbè, Terzi è inutile nominarlo visto che l'anno scorso stava in Serie A e quindi questo la dice lunga sulle sue capacità difensive e come guida del reparto arretrato. Poi a me piace moltissimo sia Pezzella che Montiel per le loro capacità tecniche. Montiel lo conosco benissimo perché è stata della Fiorentina, e Pezzella per averlo visto crescere nel settore giovanile della Roma, e l'ho convocato anche io in nazionale Under 19 una volta, e quindi so che ha una qualità tecnica importante e soprattutto ha la capacità di poter far girare tutta la squadra. E poi anche Farkas, il 2000, il terzino sinistro Under 21 della Romania, è un giocatore che secondo me ha grandi margini di miglioramento.